All'interno del palazzetto dello sport di Polissena, anteprima del triangolare tra Gioiese, Igea Barcellona e Nautical Caro Catanzaro, in compagnia del direttore sportivo della cestistica Gioiese Gaetano Condello. Direttore, ovviamente peccato che questo triangolare non si è potuto disputare a Gioia. Beh, certo, sicuramente noi saremmo stati più contenti, più soddisfatti di portare queste due squadre a Gioia Tauro, ma conosciamo la situazione di Gioia Tauro, che è impresentabile vista la struttura che abbiamo. Noi stiamo ancora aspettando da parte dei commissari delle notizie, da parte del comune, delle notizie positive, in modo tale di ripristinare al più presto questa struttura e poter giocare lì a Gioia Tauro. Sandro Santoro ha espresso parole positive per la cestistica gioiese, dicendo che è una squadra molto molto competitiva con la ciliegina finale di Leo Ricci. Beh, noi tutti quanti ci stanno portando un grande entusiasmo a essere una squadra più forte. Noi stiamo lavorando, ormai questa è la seconda settimana, vogliamo completare questo ciclo per fare gruppo, per fare preparazione, poi naturalmente sarà il campo a dare giuste risposte. Che tipo di triangolare ti aspetti oggi? Beh, da parte nostra c'è l'interesse comunque di iniziare a giocare qualche partita importante, sicuramente molto fisica, con squadre ben organizzate, ben attrezzate. Purtroppo Leo Ricci non c'è perché per in Argentina rientra lunedì. Abbiamo in prova anche due ragazzi del 90 che probabilmente acquisiremo. A noi ci interessa in questo momento totalmente continuare la nostra preparazione. Diciamo quindi che il mercato in entrata non è chiuso? No, noi in questo momento stiamo puntando a trovare qualche elemento giovane da mettere nel nostro settore giovanile, ma che sia nello stesso tempo utilizzato in prima squadra. Per cui c'è un ragazzo molto interessante, un play guard che stiamo provando.